Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Quanti anni compirò oggi? Chi può dirlo? Ma vabbè, ho deciso di tenervi compagnia, di farci compagnia a vicenda nel giorno del mio compleanno. Io non sarò a casa, ma caricherò questo video il giorno del mio compleanno ed ho scelto un video chiacchiericcio, un video tag che ho visto sul canale di Doriana. Ciao Dori, e che mi è sembrato subito molto simpatico e che ho pensato di riproporvi. È così un video chiacchiericcio leggero. Prima di iniziare con le domande, però il tag si chiama La sparizione del make-up, come sicuramente avete letto nel titolo. Prima di iniziare appunto con le domande, volevo farvi notare due cose. Una sono questi bellissimi orecchini, che sono uno dei tanti regali di compleanno che mi ha fatto Silvia, la Silvietta, che ormai conoscete sicuramente qui su YouTube e anche su Facebook. Farò più avanti un video con tutti i regali di compleanno perché così avrò l'occasione di ringraziare veramente diverse persone. E un'altra cosa che volevo farvi notare è lui, questo cagnolino simpaticissimo, sempre opera della Silvia, che ringrazio tantissimo. Per il momento solo così, in seguito poi appunto vi farò il video completo con tutti i regali che ho ricevuto. Allora, iniziamo con le domande. Completa la frase che segue. Se tutti i miei prodotti di make-up fossero spariti, io probabilmente sverrei. Come prima reazione mi sentirei male. Appena rinvengo, sguinzaglio le mie cagnoline a cercare che fine ha fatto il mio make-up. Poco ma sicuro. Domanda numero 2. Per quanto tempo potresti resistere senza? Un paio di giorni al massimo, a farla lunga. Numero 3. Quale sarebbe il primo prodotto che andresti a ricomprare? Qui ho avuto un dubbio, nel senso che a botta calda mi sarebbe venuto da dire un ombretto, perché sapete, io ho la passione quasi esagerata per gli ombretti, che insieme agli smalti sono assolutamente iper rappresentati nella mia collezione. Però poi ci ho pensato e ho detto no, probabilmente il primo prodotto che andrei a ricomprare sarebbe un tipo una BB cream, un fondotinta, qualcosa per fare la base, insomma, perché mi sembra più importante. Poi, numero 4, fai la lista dei primi 5 prodotti che andresti a ricomprare urgentemente. Ecco, sicuramente tra i primi 5 rientrerebbe anche un ombretto, per cui una BB cream o un fondotinta, una cipria per opacizzare, un ombretto, sicuramente un mascara, senza dubbio. E cosa? Probabilmente mi viene da dire forse un blush, più che un rossetto, direi un blush. Numero 5. Quali sono secondo te i prodotti più versatili? Allora, sicuramente un ombretto marrone opaco, come quello che indosso adesso, che sapete è il matitone doppio della Kiko che adoro. Sto diventando un po' monotona col mio trucco perché lo sto usando spesso ultimamente. Dicevo, un ombretto marrone opaco sicuramente molto versatile perché si può usare sugli occhi, sulle sopracciglia e come terra. Poi un altro prodotto che potrebbe essere potenzialmente versatile è un rossetto, no? Che si può mettere sulle labbra e anche sulle guance per fare a mo' di blush in crema. Ovviamente dipende un po' dai colori, ma insomma, sostanzialmente si può pensarla così e basta, mi vengono in mente questi due. Numero 6, due prodotti della tua collezione che ricompreresti assolutamente perché sono ottimi. Allora, ve li mostro. Ci ho pensato e due prodotti che veramente ho trovato ottimi, ma veramente ottimi, sono uno il l'eyeliner della Too Faced, che è quello con le tre punte, questo qui. Io sono impeditissima con l'eyeliner e questo è veramente un portento pagato non poco perché costa sui 22 euro se non sbaglio, quindi un'eresia, però li vale tutti, assolutamente questo lo ricomprerei. E la domanda era ricompreresti? Ah sì, le ricomprerei sicuramente. E un altro, sempre che riguarda gli occhi, chiaramente, è questo mascara qui. Quello della L'Oreal Ciglia Finte Farfalla, perché è uno dei miei mascara preferiti in assoluto, assolutissimo, per cui sicuramente andrei a ricomprare questi due. Numero 7. A quale prodotto rinunceresti più facilmente? Probabilmente ai rossetti. Per me è importante avere le labbra idratate, sicuramente. Un
po' meno sento l'esigenza di averle colorate, per cui balsamo labbra sì, tutta la vita indispensabile e non rimango mai senza perché ne faccio sempre scorta. Rossetti, se ci sono, li metto, altrimenti faccio anche a meno. Poi 8, per la perdita di quale prodotto soffriresti di più? Per la perdita di quale prodotto soffrirei di più? Sicuramente le mie palette di ombretto, tutte indiscriminatamente, soprattutto quelle nude direi, perché sono quelle che uso di più. Poi 9, avendo la possibilità ricompreresti tutta la tua collezione di make-up? Allora tutta? No. Diciamo un buon 90%? Sicuramente sì. Numero 10, ultima domanda. Se il tuo make-up fosse sparito e non ci fosse la possibilità di ricomprare tutto, cosa faresti? Qui ci ho pensato e la mia risposta è: istruirei molto molto bene mio marito, amici e parenti su cosa regalarmi per i prossimi compleanni, natali futuri da qui alla mia morte, in modo da pian piano rifare tutta la mia collezione. E basta, vi saluto, vi ringrazio per la compagnia, vi rimando al prossimo video, un bacio!